Troppo pericoloso costruire una diga sul Vanoi. È un sentimento che si è diffuso tra Lamon e Canal San Bovo di fronte al rinnovato interesse nella realizzazione di uno sbarramento pensato già negli anni 50. La diga servirebbe per realizzare una riserva idrica a cavallo tra i due comuni ed è considerata come strategica dal lato Veneto in caso di siccità. A Lamon però si percepisce un certo livello di rischio, come sottolineato anche da Alfonso Tollardo, geologo ed ex vice sindaco di Lamon. In particolar modo ci sono dei fenomeni franosi che sono presenti da molti anni, alcuni si sono manifestati anche recentemente, interessano sia il materiale detritico che la roccia imposto. Inoltre si riflette anche su altri temi. Le problematiche, oltre che geologiche, sono anche gestionali di un eventuale impianto di questo genere, che si differenzia dagli esistenti costruiti per scopi idroelettrici. Qui si tratta di fare un invaso, 33 milioni di metri cubi. La problematica dello scarico di fondo delle dighe è abbastanza complessa. Ricordiamo che ad esempio sugli attuali invasi molte volte ci sono delle difficoltà perché lo scarico di fondo, dove far svuotare tutta l'acqua, molte volte viene intasato dai sedimenti che si accumulano durante le piene. Mettiamo in conto anche il fatto che quando si aprono gli scarichi non fuoriesce solo dell'acqua, ma fuoriesce anche del materiale più fine che si trova sul fondo dell'invaso. Questo materiale fine a valle può creare dei problemi per gli habitat degli organismi che popolano il fondo del torrente immediatamente a valle.